Quello che noi oggi vediamo è un contributo fatto da alcuni individui che, avendo avuto come missione la creazione di una scuola per gli operatori del mercato del lavoro, si sono chiesti: ma perché non possiamo utilizzare la tecnologia e tutto quello che oggi abbiamo visto come supporto culturale della film, per usare questo termine qua che stiamo vedendo oggi? Allora abbiamo fatto un esercizio, che è questo outdoor di queste persone che vedrete oggi, per capire innanzitutto come si posizionano dal punto di vista della loro missione come individui collocati all'interno di questo sistema complesso che è la Regione Lombardia, in questo processo di definizione di questa scuola per gli operatori del mercato del lavoro, che coinvolge una serie di sigle che adesso ve le dico e ve le spiego, ma si capiscono subito. Sono Italia Lavoro, che è un'azienda del Ministero del Lavoro, l'Agenzia Regionale per la Formazione e l'Istruzione Lombardia e poi a questo punto l'Istituto stesso di formazione, che è l'IREF. Quindi quello che oggi vi facciamo vedere non è un contributo ultimo, cioè un elaborato come abbiamo visto fino adesso, ma è un esercizio di riflessività di queste persone chiamate a costituire gruppo, che non si conoscevano neanche, con questa grande missione: creare una scuola per gli operatori del mercato del lavoro. Dietro questa missione c'è una visione completamente nuova del mercato del lavoro, della filiera lavoro e formazione, che è contenuta in due leggi, che sono due leggi regionali, Regione Lombardia, la legge 22 e la legge 19, dove ridisegnano completamente la filiera. E il punto centrale di questa filiera è la centralità della persona. Accompagnare la persona all'interno della formazione, formazione tecnica, superiore, universitaria e tutte le forme anche di formazione, apprendimento, gli apprendistati, accompagnarle fino a trovare un lavoro e accompagnarle anche al lavoro. Quindi da questa filiera di un passaggio dove ognuno fa il proprio lavoro, io sono un formatore e mi fermo quando ti ho fermato, e poi entra colui che si occupa della ricerca e selezione e poi entra ancora chi si occupa dell'inserimento in azienda, riposizionare la filiera dei clienti e dei fornitori centrando la persona come valore. Il filmato non ha nessun uso esterno, cioè quel filmato è stato creato come esempio di riflessività interna, cioè la domanda è possibile costruire una scuola utilizzando il cinema, ma non solo il cinema inteso con la C maiuscola, ma la produzione di filmati ad uso formativo? Però questo gruppo di persone, come voi avete potuto vedere, anche molto giovani, quindi che si avventurano in questo sistema, hanno detto: beh, proviamo a prendere in mano una telecamera e raccontiamoci fino a qua che cosa abbiamo fatto. E l'unica cosa professionale che purtroppo non si è potuta vedere era un po' il montaggio e la fotografia, che ci siamo fatti aiutare, ma vedete, avete visto, non c'è nessuna sceneggiatura, non c'è nessun storyboard, come si dice tecnicamente, buona la prima, era proprio solo un esempio di questo tipo. Mi rendo conto anche che eravamo già consapevoli di essere fuori luogo rispetto a questo contenuto, ma ci sembrava interessante far così in questa comunità professionale, far vedere come si potesse lavorare all'interno usando questi strumenti.